L'arte è tutto quello che ci circonda in questo mondo, dalla prima luce fino all'inizio dell'intenso buio. Con queste parole l'artista Vito Bongiorno esprime la sua visione dell'arte e della vita. Bongiorno è ormai uno dei protagonisti più rappresentativi dell'arte contemporanea italiana nel mondo, noto per l'utilizzo del carbone e della cenere. Vito Bongiorno, artista di origine alcamese, torni qui ad Alcamo dopo 2 anni. Come l'hai trovata rispetto a 2 anni fa, appunto? Alcamo è sempre stata la mia città preferita, diciamo. Ci sono nato, quindi all'età di 5 anni sono andato via e dopo 2 anni ritorno. Alcamo è bellissima, soltanto l'ho trovata un po' decadente a livello culturale. Vedo anche che l'amministrazione comunale si impegna molto per fare delle manifestazioni, degli eventi. C'è questa voglia di lavorare ad Alcamo, soltanto che ultimamente l'ho vista un po' giù come spessore culturale. Hai fatto dei giri in questa vacanza, diciamo, sei stato anche a Gibellina. Qual è magari il consiglio che vorresti dare ad Alcamo? Beh, Gibellina è una piccola realtà, però è meravigliosa come cittadina. Vedo che lì veramente c'è questo benessere culturale, vedo che a ogni angolo della città c'è un'opera d'arte di artisti internazionali. Tra l'altro poi sono andato a trovare anche il vicepresidente della Fondazione Restiadi, dove ci sono anche dei miei lavori all'interno della Fondazione Restiadi, dentro il museo. E quindi ho visto questa differenza tra una piccola realtà tipo Gibellina, con non so quanti abitanti ci sono, e Alcamo, 50.000-60.000 abitanti, che secondo me c'ha un potenziale artistico incredibile. Notiamo veramente tantissime cose tra le chiese, tra la Casa di Cielo d'Alcamo, tra tantissime cose. Parliamo di progetti. Di recente è nato appunto questo progetto con Natalie Caldonazzo, Squartalize, che parla di violenza sulle donne utilizzando l'arte. Sì, allora questo progetto è nato circa 1 anno e mezzo fa insieme alla mia partner artistica Natalie Caldonazzo, si chiama Squartalize e puntiamo soprattutto contro la violenza sulle donne, ma non soltanto sulle donne, ma l'essere umano in genere. E da lì stiamo cercando di portare avanti questo progetto. Il debutto sarà a Roma, perché è nato a Roma, quindi vogliamo organizzarlo a Roma, e da lì poi si espande a livello nazionale. Ci sarà Palermo, ci sarà Napoli, ci sarà Milano, perché no, anche ad Alcamo.